Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo il coniglio alla cacciatora barbato. Incredibile, buonissimo. Pensate che con la stessa ricetta, ad eccezione del guanciale, al posto del coniglio potete fare anche o il pollo oppure l'agnello. E vi verrà fuori o il pollo o l'agnello o il coniglio, in questo caso oggi, alla cacciatora spettacolare. Ma oggi facciamo il coniglio, quindi utilizzeremo anche il guanciale. In caso contrario, via, niente guanciale e poi il resto sbrem. Allora, cominciamo dunque a vedere quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Partiamo dal coniglio, io ho un coniglio intero, se volete usare un pollo intero, oppure un agnello intero. No, un chilo e mezzo, insomma. Per quanto riguarda il discorso del coniglio, la cosa importante è che le interiora bisogna tenerle da parte, quindi il fegato, il cuore, l'ognone, eccetera, eccetera. Stessa cosa anche per l'agnello, per il pollo non è un problema, quindi per il pollo potete procedere senza nessun tipo di problema. Perché le dobbiamo tenere da parte? Perché le inseriremo solo gli ultimi 10 minuti di cottura, perché così ci risulteranno buone, perfette, altrimenti andranno a indurirsi, a cucinarsi eccessivamente. Sì, perché l'interior ha un tempo diverso di cottura del resto della carne. Poi abbiamo bisogno di circa 100-150 grammi di pomodorino, pacchino, datterini, ciliegino, insomma quelli classici, piccolini, così belli. Poi 1-2 spicchi d'aglio, delle foglioline di salvia all'oro e poi del rosmarino. Questo tris è fondamentale quando si fa questo tipo di ricetta. Poi delle olive taggiasche denocciolate. Ne abbiamo bisogno di circa 100-150 grammi, anche qui ragazzi al gusto, la cacciatora è una ricetta che comunque si fa con quello che si aveva lì, quindi cacciatore, poi in questo caso circa 100 grammi di guanciale, oppure va bene anche la pancetta, 3 filettini di alici, di acciughe, di quelle sott'olio, un pochino di capperi, non tantissimi, giusto per dare un pochino quel profumo di Mediterraneo, mezzo bicchiere di vino bianco secco, io sto utilizzando del buon Pinot Grigio, in questa ricetta si utilizza il vino bianco, poi ci sono altre dove si può utilizzare anche il vino rosso, però in questa ricetta il vino bianco, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Are you pronti? E allora, abbiamo visto di che cosa abbiamo bisogno, cominciamo dunque la nostra preparazione, ma prima vai con la sigla, olè! Allora, prima di tutto prepariamo un bel mazzetto aromatico fatto con la salvia, l'alloro e il rosmarino. Se poi avete anche del timo fresco, un bel mazzettino di timo da metterci lì dentro, ci sta che è una bellezza. Perché si preparano questi mazzetti aromatici? Perché non vogliamo trovarci poi nel piatto un pezzettino di rosmarino, un pezzettino di che hanno comunque dei sapori un po' forti, quindi per avere tutto l'aroma, tutto il profumo di queste spezie, ma non trovarci i rimasugli della fase di cottura all'interno del piatto. In alcune ricette va bene, in altre ricette invece è consigliato fare il mazzetto aromatico, come per esempio anche nell'arrosto, generalmente è sempre meglio fare un bel mazzetto aromatico. Passiamo alla preparazione del guanciale, dobbiamo ricavare dei cubetti di guanciale, quindi prima di tutto facciamo una fetta, dopodiché delle striscioline per poi ricavare una bella dadolata più o meno di poco più di mezzo centimetro, non deve essere molto molto grande, ok? Vedete? In questo modo. Allora, come vi ho detto in precedenza, se fate il pollo non serve utilizzare il guanciale, se fate l'agnello potete metterlo, potete non metterlo, dipende dalla percentuale di grasso che ha. Se fate la faraona però invece sì, avete bisogno di utilizzare il guanciale, ok? Comunque ne parliamo più avanti. Lo spicchio d'aglio o i due spicchi d'aglio, dipende dalla grandezza, li schiacciamo semplicemente così e li lasciamo in camicia. Quindi all'interno di una padella dai bordi alti e capiente per poterci mettere tutto il coniglio, inseriamo l'aglio, il rametto aromatico, il guanciale oppure la pancetta e un filo d'olio extravergine di oliva che fungerà da starter.
e cominciamo a far andare il soffritto a fuoco basso. Intanto tagliamo i pomodorini semplicemente a metà, vedete? Non li utilizzo tantissimi, giusto un pugnetto così di pomodorini, una decina non di più. E voilà. Ecco, diciamo una cosa importante riguardo ai pomodorini che devono essere super maturi, quindi belli belli maturi. Intanto all'interno della padella inseriamo i filettini di alici o di acciughe sott'olio e anche il pugnettino di capperi. Ragazzi, credetemi, dopo che l'avete fatto capirete di che cosa stiamo parlando. Per adesso fidatevi e replicate. Quando il guanciale o la pancetta comincerà a sfrigolare per bene e inizierà a risultare leggermente trasparente, vedete, come in questo caso, quindi anche iniziato a rilasciare un po' dei suoi grassi, allora inserire le parti di coniglio e dobbiamo farle rosolare su tutti i lati, prima da una parte, poi dall'altra. Dopo che abbiamo inserito il coniglio all'interno della padella, alziamo gradualmente il fuoco, non subito, perché ovviamente se lo alziamo subito rischiamo poi di bruciacchiare gli elementi che abbiamo inserito prima, soprattutto l'aglio. Però gradualmente sì, perché la carne in questo momento che cosa fa? Abbassa la temperatura della padella, però dobbiamo permettere che tutto vada ad acclimatarsi, ok? Quindi dobbiamo fare le cose con un pochino di calma. Però piano piano sì, la temperatura dobbiamo cercare di alzarla perché dobbiamo creare questa bella sorta di doratura sulla parte esterna del coniglio. Aggiungerei anche un pochino di sale, non tantissimo ma neanche pochissimo, Non dobbiamo salarlo al 100%, diciamo un 50%. Poi la parte finale di sale la inseriremo più avanti. Come vi ho detto in precedenza, pian piano dobbiamo alzare il fuoco fino ad arrivare al fuoco bello vivo. Perché? Perché dopo che il coniglio si sarà dorato per bene, ok, come vedete, allora aggiungere il vino bianco secco e anche qui il fuoco deve essere appunto bello vivo per far evaporare la parte alcolica del vino. Ok, dobbiamo tenerci il sapore del vino, quindi io vi consiglio di utilizzare un buon vino quando cucinate, proprio per questo motivo, perché la parte dell'alcol evapora mentre il sapore rimane al suo interno. Lo sentiamo subito dall'odore quando la parte alcolica del vino è evaporata e quindi subito dopo possiamo inserire i pomodorini. A questo punto aggiungere le olive, anche qui io vi do una dose, poi però dopo voi vedete un po' quante ne volete mettere. Più ne mettete meglio è, perché le olive ci stanno che è una bellezza in questa ricetta. Facciamo cuocere per altri 5 o 6 minuti fino a quando il fondo di cottura non comincerà a ridursi, a diventare trasparente. Dopodiché aggiungere dell'acqua per arrivare praticamente al livello della metà del coniglio, vedete? A questo punto. Quindi teniamo ancora il fuoco bello vivo, aggiungiamo un pochino di pepe, mettere il coperchio e portare velocemente ad ebollizione. Dopodiché spostare la pentola sul fuoco più basso e continuare così la cottura con il coperchio per circa un'ora. Trascorsa un'ora, questo è il risultato che ci troviamo davanti. Guardate il fondo di cottura, vedete che è ancora un po' liquido, mancano circa 15 minuti affinché sia cotto. Verificate che la carne sia praticamente cotta. Quindi possiamo aggiungere l'ente riora, il fegato, il cuore, i polmoni, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutte quante le interiora. Mescolare bene il tutto e terminare così la cottura per gli ultimi 10-15 minuti. Gli ultimi 4-5 minuti di cottura, giocate un po' con la temperatura. Se il fondo di cottura si deve ridurre ancora un po', allora togliete il coperchio e alzate un pochino il fuoco. Assaggiate, regolate di sale. E se è pronto, beh, allora buon appetito! Guardate che meraviglia! Wow! Va bene, ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto, ma molto importante.
Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie e in tutti gli store online è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato. Ebbene, yes, e che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Lo quiero mucho. Ciao! Cucino sempre bene, cucino sempre bene. Taradara, tadada. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, ma hai visto? Adesso comunque abbiamo fatto delle foto, abbiamo fatto una cosa, ma intanto io devo fare la prova. Ragazzi, credetemi, cioè ve lo devo proprio dire. Questa è una ricetta stratogalattica, proprio di una bontà incredibile. Se poi ci mettete un pochino di polenta a fianco, oppure del pane cafone, che ho già fatto la video ricetta sia dell'uno che dell'altro, oppure guarda qua il fondo dove c'è questo qua, questa roba qua è meravigliosa, no? Che e poi quando sorgete il fegato o anche le cose mi piacciono, eh? Perché se non vi piacciono non capite niente di cucina comunque. Ma quando le assaggiate vi rendete conto di una cosa incredibile, cioè del giusto punto di cottura che rimane cotto perfetto ma morbido dentro. Un sapore. Poi scusatemi, ma io la coscetta me la devo sbranare. E questo è il primo. Voglio vedere. La vedi? No, dillo tu che io sto un po' capendo, dillo. La lasagna con i spinaci. La lasagna di Pasqua. La lasagna di Pasqua, la lasagna di magro, ricotta e spinaci, pronta anche lei. È già online. Mangia. Ciao, lo chiedo mucho, la prossima video ricetta, lo sai come si fa? E intanto questo me lo spremo davvero, pure quella. Perché vino ci mettiamo a fianco. È un bel nel 68. Che qualcuno aveva detto che